suo, ma non illimitato, per mettere a terra tutte le soluzioni che troveremo dalle zone industriali alla formazione, ai poli tecnologici, per fare in modo che nasca il periodo di nuova generazione. Normalmente quando è questo periodo di rinnovo di presidenza nazionale di Confindustria, i candidati vanno nelle territoriali, nelle categorie e professano la grande amicizia, la vicinanza al territorio e tutto. È un po' più difficile ricordarselo quando è finito. E anche a livello personale, pochi sanno che durante... Io mi sono candidato a gennaio 2020, 40 giorni dopo abbiamo chiuso il mondo. E da lì, sapete cos'è successo, non sto a raccontarlo. Materie prime, crisi energetica, inflazione, tassi, la più grande società degli ultimi 70 anni, le alluvioni, due conflitti internazionali alle porte dell'Europa. Qualcuno dice che se la mia presidenza porta sfiga, quindi sta finendo, state tranquilli. E io tornavo a casa e non vi nascondo che mia moglie ogni tanto qualche riflessione la faceva dicendo: tu mi devi spiegare perché vai in giro, all'epoca non c'erano i vaccini. Da noi, sapete, Lombardia diciamo è stato un territorio molto colpito, tu sei un soggetto a rischio perché sei vecchio, mi diceva. Tornavamo a casa, ci spogliavamo sui pianerottoli, toglievamo tutto, i sacchi, le cose così. Pochi sanno che nel momento in cui sono stato eletto presidente io ho firmato le azioni del Sole 24 Ore, perché per la legge dell'editoria ci si deve essere sempre una persona fisica che ne risponde. Società tecnicamente fallita, in un mercato molto complesso quello dell'editoria, periodo di Covid, e ne rispondevo col mio patrimonio. La targa che abbiamo già detto importanti, lui non è morbido, mai di casa. Però un tempo decente, ragionevole, perché uno possa dispiegare tutta la sua intelligenza, la sua volontà, la sua passione, perché ci vuole anche tanta passione per fare questo mestiere. Quindi grazie Carlo, è stato veramente un piacere lavorare insieme a te.